Mezzanotte 37 in questo momento, buonasera, benvenuti al telegiornale della notte, telegiornale che per raccontarvi la giornata non può che partire dal discorso che ha pronunciato oggi il Presidente della Repubblica invitato all'Accademia dei Lincei, discorso importante che è stato letto un po' come una sorta di testamento politico del Presidente, visto che sono imminenti le sue dimissioni. Dicevamo discorso importante nel quale Napolitano ha parlato della politica, dei rischi dell'antipolitica, con toni abbastanza duri e pur non avendo assolutamente nominato alcun partito, Movimento 5 Stelle e Lega si sono risentiti, hanno anche risposto con toni altrettanto duri. Ma intanto sentiamo che cosa ha detto il Capo dello Stato. È più che un monito, quello che il capo dello Stato Napolitano pronuncia davanti all'Accademia dei Lincei è quasi un testamento politico prima di lasciare il Quirinale, come tutti si attendono, entro fine anno, in uno dei momenti forse più bui della storia della Repubblica. E Napolitano non può che partire da quello che sta investendo in queste ore a Roma, ridotta a mondo di mezzo tra corruzioni e infiltrazioni criminali. Sicuramente i criminali saranno colpiti, ma non deve apparire mai dubbia la volontà di prevenire e colpire infiltrazioni criminali e pratiche corruttive nella vita politica e amministrativa, dice il capo dello Stato. Ma l'affondo più duro Napolitano lo rivolge a chi cavalca l'antipolitica e lo fa nel giorno in cui Grillo lancia il referendum contro l'euro sulla stessa lunghezza d'onda del leghista Salvini. La critica della politica e dei partiti, spiega il capo dello Stato, preziosa e feconda nel suo rigore, purché non priva di obiettività, senso della misura e capacità di distinguere, è degenerata in antipolitica, cioè in patologia eversiva. Per contrastare dunque questa antipolitica dilagante, Napolitano spinge sul pedale delle riforme, necessarie, dice, ed è a chi rema contro questo processo che rivolge un altro avvertimento. Basta con le cieche contrapposizioni in Parlamento, soprattutto i giovani parlamentari devono impegnarsi al servizio del Paese, impedendo l'avvitarsi di cieche spirali di contrapposizione faziosa e talora persino violenta. Bisogna invece alimentare ragionevoli speranze per il futuro dell'Italia. Come dicevamo, non c'è stata solo la reazione dura sia del Movimento 5 Stelle che della Lega alle parole del Presidente, ma anche fra Lega e Movimento 5 Stelle c'è stato un botta e risposta abbastanza piccato, perché appunto, come diceva anche il servizio, oggi è stata la giornata in cui il Movimento 5 Stelle ha presentato la sua iniziativa, la sua idea di raccogliere firme per un referendum contro l'euro. Referendum che però appunto il leader leghista Salvini ha definito una buffonata. La Lega però fa parte del sistema, questa è stata la risposta altrettanto piccata di Grillo, che poi ha anche rivolto una battuta stizzita al Quirinale dicendo: stia attento o lo denunciamo per vilipendio. E ovviamente le tensioni di questi giorni, dovute in particolare e soprattutto all'inchiesta sulla mafia nella capitale, non potevano che riverberarsi in Parlamento in quello che è forse la questione più delicata al vaglio, cioè le riforme costituzionali. Che cosa è successo? È successo per esempio che oggi la maggioranza e il governo sono andati sotto per ben due volte e in queste votazioni c'è stato anche lo zampino, diciamo così, della minoranza Dem, il che ovviamente non ha affatto piacere al Presidente del Consiglio Renzi, che ha risposto in modo abbastanza piccato e soprattutto ha moltiplicato ancora di più le voci di chi pensa che si andrà a votare in primavera. Pensano di intimidirci, ma non mi conoscono, andiamo avanti. Matteo Renzi bolla così l'incidente nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, che sta esaminando la riforma costituzionale. Il governo è andato sotto su due emendamenti identici per l'abolizione dei 5 senatori a vita di nomina presidenziale previsti nel testo sul nuovo Senato già approvato da Palazzo Madama. La minoranza PD ha votato assieme a sé il 5 Stelle e Lega, decisivo anche il voto in dissenso dal proprio gruppo del forzista Maurizio Bianconi, esponente dell'area contraria al patto del Nazareno che fa riferimento a Raffaele Fitto. Erano emendamenti tecnici, non si è trattato di un voto politico, precisa da Torre, che ha votato contro il parere del governo assieme a Bindi, Cooper e agli altri della minoranza PD.
Non vale la pena di arrabbiarsi, commenta Renzi, mentre il ministro delle riforme Boschi minimizza. Non c'è nessun timore per il percorso delle riforme, vedremo se l'Aula confermerà questo voto. Ma il timore è il potenziale asse tra le minoranze dei maggiori partiti alleati sulle riforme, PD e Forza Italia, molto pericoloso anche in vista dell'elezione del nuovo capo dello Stato. Il renziano Roberto Giachetti lancia la sfida. I frammenti in minoranza finalmente si uniscono. Obiettivo impallinare il governo. Con amici così, a che servono i nemici? Elezioni subito. Tensione in queste ore anche nella Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, impegnata nell'esame dell'Italicum, dove i renziani hanno presentato un emendamento che prevede l'entrata in vigore della nuova legge il 1 gennaio 2016, così come proposto da Renzi, ma prima di quella data torna in vigore il Mattarellum, sistema molto sgradito dalle parti di Berlusconi, una sorta di assicurazione in caso di elezioni anticipate prima dell'approvazione delle riforme costituzionali, uno strumento di pressione per evitare scherzi nel cammino delle riforme. Contromossa della minoranza PD, una norma di salvaguardia che colleghi l'entrata in vigore dell'Italicum a quella della riforma del bicameralismo. E allora andiamo a vedere quali sono le novità per quello che riguarda l'inchiesta appunto di Mafia Capitale, perché mentre i magistrati sono impegnati ancora a lavorare su intercettazioni e indagini bancarie, oggi il sindaco della Capitale, Marino, ha consegnato al procuratore Pignatone documenti utili all'inchiesta sul sistema di corruzione messo appunto in piedi dal duo Carminati Buzzi, e oggi è stata anche perquisita l'AMA, ovvero l'azienda dei rifiuti romana, per verifiche sugli appalti, e gli inquirenti non escludono novità nelle prossime ore. Fra l'altro, uscendo dall'ufficio del procuratore, il sindaco Marino ha negato che il PD lo abbia lasciato solo e comunque appunto si è detto certo che il Comune di Roma non verrà commissariato, e il Partito Democratico dal canto suo in serata ha reso noti i dati relativi alla cena di finanziamento che è avvenuta a Roma il 7 novembre scorso, cena alla quale avevano preso parte anche Salvatore Buzzi e Carlo Guarani, che sono appunto coinvolti nell'inchiesta. Allora, ci sono state 840 adesioni a questa cena e sono state raccolte un totale di 770.300 euro. Parliamo ancora di soldi, in realtà parliamo della nostra economia molto più in grande, ovviamente, perché sembrava risolta la querelle che aveva visto contrapposti in questi giorni il nostro paese all'Europa con le risposte chiarificatrici del ministro Padoan. Invece no, a sorpresa oggi è nuovamente intervenuto il presidente della Commissione Europea Juncker, che è stato molto duro dicendo che di fatto insomma non possiamo assolutamente ritenerci assolti, e pronandoci a fare le riforme. Ancora una volta è toccato al ministro Padoan a rispondere con toni non particolarmente concilianti. Alle parole seguono i fatti, e questo in pratica il messaggio che la Commissione europea invia a Francia e Italia. Un messaggio affidato alle parole del Presidente della Commissione europea, Juncker, che parlando ad un convegno in Germania non usa mezzi termini. Se Roma e Parigi non procederanno con le riforme annunciate, si arriverà ad un inasprimento della procedura sul deficit e per questi paesi non sarà piacevole. E nel caso il messaggio non fosse chiaro, viene ribadito sulle pagine del quotidiano La Stampa anche da Erkki Kaitainen, uno dei vice di Juncker. A marzo torneremo sul caso e analizzeremo le nuove cifre, allora tutto sarà possibile. Parole durissime che però non hanno impedito a Jean-Claude Juncker di spezzare una lancia in favore di Italia e Francia, mostrando apprezzamento per il percorso intrapreso. Dovremo dare fiducia agli italiani e francesi. Vedremo poi a marzo com'è andata. 3 mesi di tempo dunque, più o meno, anche perché Juncker lo ha sottolineato, si tratta di una sana comprensione tra persone, la situazione di dialogo attuale, ha concluso, è meglio rispetto alla possibilità di imporre prescrizioni senza poi che succeda nulla. Una frase che sembra questa volta indirizzata ai cosiddetti falchi di Berlino. La risposta dell'Italia arriva nel pomeriggio per bocca del ministro dell'economia, Padoan. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, riguardano una cosa che già sappiamo e su cui ci siamo già impegnati, e cioè che l'Italia sta facendo enormi sforzi sulle riforme strutturali, con i risultati che cominciano ad arrivare. E poi ha aggiunto: le riforme le facciamo perché servono a noi, non perché ce lo dicono gli altri. Andiamo adesso al confine fra Israele e Palestina. Tensione altissima per un incidente
vedremo insomma se qualcosa di diverso è capitato oggi, che però ha causato la morte appunto di un ministro palestinese in serata. L'esercito israeliano, che era appunto lì durante questi tafferugli, ha detto di voler partecipare per cercare di appurare la verità, ma la verità è appunto che nel frattempo la situazione è veramente molto molto tesa. Era nata come una protesta pacifica nel corso della quale piantare alberi d'ulivo per la giornata mondiale per i diritti umani. È finita con un ministro palestinese morto e l'episodio getta altra benzina sul fuoco dell'eterno conflitto israelo-palestinese. Ziad Abu Ain, 55 anni, ministro delle autorità con delega alle colonie e al muro, stava partecipando alla manifestazione nei pressi del villaggio di Turmus Aia. L'intenzione era quella di piantare alberi in un terreno che appartiene ai palestinesi ma che non è coltivato, in quanto troppo vicino all'insediamento illegale dei coloni israeliani. Quando i manifestanti si sono avvicinati, sono cominciati tafferugli con l'esercito, che ha sparato lacrimogeni e granate assordanti. Oltre questo punto, però, neanche queste immagini riescono a fare chiarezza. Si vede un uomo in divisa stringere le mani al collo del ministro, strattonarlo. Si vede una discussione, ma non sembra che il ministro si sia fatto del male, non ancora. Alcuni testimoni sostengono che l'uomo sia stato colpito al petto dal calcio di un fucile da un soldato israeliano e alla testa da un lacrimogeno o dal casco di un militare. Altri sostengono solo che abbia inalato dei gas. Ziad Abu Ain è stato poi ripreso seduto in terra con una mano al petto. Quando è stato chiaro che la situazione stava precipitando, è stato portato all'ospedale di Ramallah, ma non c'era più nulla da fare. Sarà l'autopsia, affidata ad un team di patologi giordani e ad uno israeliano, a chiarire quanto avvenuto. È dal 1927 che la rivista Time a dicembre sceglie quello che secondo lei è stato il personaggio dell'anno, e questa volta però il riconoscimento non va ad un'unica persona ma ad un team di medici, quelli che sono andati in Africa per combattere l'Ebola, e ci sono ovviamente anche i medici italiani. L'anno scorso toccò a Papa Francesco, quello prima a Barack Obama. Stavolta la copertina di fine 2014 della rivista americana Time non è dedicata a una ma a un gruppo di persone, di Ebola Fighters, quelli che combattono il virus Ebola. Medici e operatori sanitari sconosciuti come questo al centro della cover, coperto dalla tuta di protezione, che ogni giorno rischiano la vita per scongiurare la pandemia del virus che quest'anno ha colpito alcuni paesi dell'Africa centrale, facendo oltre 5.000 morti. Secondo Time sono loro i volti dell'anno, medici e operatori sanitari, colleghi del nostro paziente zero, il medico cinquantenne siciliano di Emergency che ha contratto il virus in Sierra Leone, dove l'ultimo bilancio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di 6.388 morti e 17.942 casi. In queste immagini lo vediamo atterrare lo scorso 25 novembre all'aeroporto militare di Pratica di Mare per essere trasportato in un'ambulanza fino allo Spallanzani di Roma. Le sue condizioni di salute migliorano, ma l'attenzione dei medici che lo curano è ancora altissima. Respira autonomamente, senza supporto ventilatorio, e interagisce con gli operatori. Non le armi scintillanti combattono la guerra, ma il cuore degli eroi, dice il Time, di questi medici e dei loro sacrifici sul campo contro l'Ebola. In copertina anche Kent Brantley, il medico americano ammalatosi in Liberia e poi guarito. Il resto del mondo può dormire la notte, scrive la rivista, perché questo gruppo di uomini e donne è disposto a resistere e combattere a caro prezzo. È il momento di parlare di sport, e dunque la linea va a Edoardo Soldati, che però mi sa che non ha buone notizie se non altro per i tifosi romanisti. Hai detto bene, buonasera, hai detto bene Flavia, perché si è conclusa la fase a gironi della Champions League e dunque si affermano le gerarchie del calcio europeo in questo momento, in questa fase. Ci sono 4 squadre tedesche promosse agli ottavi, 3 squadre inglesi, 3 squadre spagnoli, 2 francesi e purtroppo una sola italiana, che è la Juventus, una sola perché alla Roma non è riuscita l'impresa di battere il Manchester City all'Olimpico, anzi i giallorossi di Garcia sono usciti con una sconfitta 2-0, ad affermare che gli inglesi, i campioni d'Inghilterra, sono fuori dalla portata per il momento dei giallorossi. I rimpianti della Roma e la fotografia di un girone che rispecchia i valori pronosticati all'inizio della Champions. Al match ball la squadra di Garcia arriva apparentemente con alcuni vantaggi, compreso quello di un City costretto a rinunciare alla colonna vertebrale, Kompany, Yaya Touré e soprattutto Agüero.
La partenza dei giallorossi è felice, il volto è molto offensivo con De Rossi in panchina e Pjanic in mediana. Gli inglesi impostano la partita sulla corsa e il pressing con un'intensità sconosciuta alle latitudini del nostro calcio. Gervinho è l'unico dell'attacco che riesce a mordere e trova un Hart molto attento. Anche De Santis si libera delle ultime disavventure e mostra sicurezza davanti a Milner. Nella ripresa è il City che deve cercare la vittoria. Dzeko resta l'unica punta, ma il talento di Nasri lascia tutti colpevolmente a guardare e gira l'Olimpico. La Roma è sotto shock, ci mette orgoglio e temperamento. La testa di Manolas esalta i riflessi di Hart che si salva con il palo. Con il raddoppio di Zabaleta il City conquista la sesta vittoria consecutiva e la Roma si consola con l'Europa League. E già l'Europa League, diceva Francesco Izzi, l'Europa League che va in scena domani. Qui la situazione è senz'altro migliore per il nostro calcio perché tre squadre sono già qualificate. Si tratta di Inter, Napoli e Fiorentina. E domani scende in campo anche il Torino che, vincendo, potrebbe appunto fare le plane e qualificarsi per i sedicesimi di Europa League. Tre su quattro sono già qualificate ai sedicesimi di Europa League. Un turno tutto sommato semplice, tranne per il Torino che in Danimarca si gioca il match decisivo contro il Copenaghen, già fuori dai giochi. Ventura ai giocatori contati, colpa degli infortuni, ma non vuole rinunciare all'Europa riconquistata dopo 20 anni. Tre attaccanti per due maglie, Quagliarella, Amaurì e Martinez. Il tecnico granata ha la notte davanti per sciogliere i suoi dubbi. Più sereno il sonno di Montella, Benitez e Mancini, tutti con la qualificazione in tasca. Montella approfitterà della partita con la Dinamo Minsk per schierare una formazione inedita dove, tra gli altri, mancherà anche Babacar. C'è la possibilità per coloro che hanno giocato meno per un motivo o per un altro, c'è la possibilità di far cambiare idea all'allenatore, no? Mettersi in mostra rispetto a Babacar, dispiace, sono veramente una maledizione degli attaccanti. Il pensiero del tecnico Viola è già al futuro. Dai prossimi sorteggi che daranno il via alla fase eliminazione diretta spera un pizzico di fortuna. La stessa buona sorte in cui confida Rafa Benitez, intenzionato a chiudere in testa il suo girone, battendo lo Slovan Bratislava. Sarebbe importante per il morale del suo Napoli in discesa dopo i 4 pareggi consecutivi, anche se questo potrebbe portare ad incontrare subito il Liverpool. Ancora una volta il tecnico azzurro è deciso a dare fiducia a Marek Hamsik. E oggi è un giocatore che le manca questa fiducia di recuperare quello che lui ha fatto tante volte, e per questo domani giocherò Hamsik e altri 10. Operazione fiducia anche in casa Inter. Mancini vuole, deve recuperarla dopo le 2 sconfitte in campionato. La vittoria in casa del Karabag in Azerbaigian è più che abbordabile. Mancini tenterà di ripartire da qui per imporre la svolta necessaria e decisiva. È tutto a te, Flavia. E allora noi non possiamo che augurarvi la buonanotte, 00:55, il prossimo telegiornale domani mattina alle 7:30.